Ciao Stefano, Pantano Autosport e Salines Gazzetta dello Sport ti chiedono: sei nel giro dell'Under 21 e a giugno 2023 ci saranno gli europei di categoria. Il Frosinone può essere il tuo trampolino di lancio per conquistare il posto da titolare nazionale? Beh, sicuramente è un trampolino di lancio molto importante per me e io credo che la cosa fondamentale più che giocare in nazionale sia il fatto di essere tra i convocati, perché essere convocati in nazionale innanzitutto è sempre un grandissimo onore e significa che comunque sei tra i migliori d'Italia per affrontare una competizione europea. E sicuramente io darò tutto per cercare di fare il miglior campionato che io possa fare. E davanti c'è il capitano Marco Gandesecchi, Marchino, che saluto, che stimo molto sia come persona che come portiere. E diciamo che per me in questo momento è importante confermarmi e fare un grande campionato per me stesso e per il Frosinone. Turiziani Ciociaria, proprio a proposito di questo, ti chiede se il Frosinone è un passo importante per la tua carriera. Sì, è molto importante. E credo che sia questa la piazza perfetta per me, anche perché comunque è una bellissima piazza e poi comunque ci sono delle persone a cui io stimo molto, come ad esempio Stefano Morrone, che mi hanno parlato sempre benissimo di questa piazza e sì, può essere una conferma e un trampolino di lancio molto importante per me. Papito Gente Comune, quali sono gli obiettivi stagionali tuoi e del gruppo? Allora, io credo che cioè uno sportivo, comunque un atleta, l'obiettivo è sempre quello di vincere. Poi io parto e mi alleno e ritiro per vincere. E il mio obiettivo è vincere il campionato, che sia primo, secondo o vincere i playoff. Poi gli altri, se sono più bravi di noi, gli stringiamo la mano e gli facciamo i complimenti. Però comunque il mio obiettivo personale, credo anche tutti di tutti i miei compagni, sia quello di vincere. Visca Frosinone Today, nel calcio moderno ormai è molto richiesto dagli allenatori iniziare la manovra dal basso, molte volte anche dal portiere. Sei un estremo difensore a cui piace toccare molti palloni oppure preferisci il classico calcio lungo? A me piace tanto giocare dal basso, anche perché sono stato con Mister De Zerbi che mi ha formato molto su questa tipologia di calcio. Io credo che comunque bisogna, come in tutte le cose, trovare un equilibrio e bisogna sapere quando giocare dal basso e quando invece bisogna calciare lungo. Però comunque mi piace molto come concetto. Di Ruzza il tifoso, quale sensazione ricordi del tuo esordio in Serie A contro la Juventus, dove all'epoca trovandosi di fronte c'era un certo Cristiano Ronaldo? Stavo parlando proprio l'altro giorno con un mio caro amico al telefono che me ne sono reso conto adesso praticamente. Prima non so come dire, non ero pieno al 100% di quello che è stato. Diciamo che è stata una cosa che non è difficile anche da spiegare a parole perché è un evento che non è difficile anche sognare, diciamo. Infine, Biagi il Messaggero, descrivici se vuoi il tuo privato, come passi il tempo fuori dal campo, quali sono i tuoi hobby, musica e letture che ti piacciono. A me piace molto la musica, infatti sono un grande appassionato di musica in generale rock, ma ascolto di tutto e ho visto tanti concerti nella mia vita. Diciamo che non sono un ragazzo che magari piace tanto stare fuori, preferisco stare a casa e ad esempio magari quando ci sono i miei amici di Milano uscire, che ne so, andarmi a bere una cosa insieme a loro, fare due chiacchiere. Però diciamo che principalmente la maggior parte della mia giornata penso sempre a quello che è il mio lavoro e quando stacco comunque ascolto sempre della musica. Grazie, in bocca al lupo. Grazie mille.